Un piccolo bambino in India si è avvicinato a un tempio grandissimo, enorme questo tempio. È entrato all'interno del tempio e ha visto in fondo tre troni, bellissimi, grandissimi, con tre personaggi che emanavano luce. Si è avvicinato al primo personaggio e gli ha chiesto: "Ma tu chi sei così splendente?" E lui gli dice: "Io sono Brahma. E cosa fai? Io creo tutto. Ogni cosa che esiste su questa terra, che esiste nella nostra galassia, che esiste in tutto l'universo, proviene da me. Io creo ogni cosa." Bello, dice, molto interessante. Poi è andato al secondo personaggio e fa: "E tu chi sei?" "Io sono Vishnu." "E cosa fai?" Dice: "Ogni cosa che crea Brahma, io la preservo, la mantengo viva. Ogni anno, quando arriva l'autunno, le foglie cadono e in primavera io le faccio rinascere. Ogni cosa che esiste, che vedi, è perché ci sono io dietro, che la mantengo in vita." Molto interessante, dice. Poi è andato al terzo personaggio. "E tu chi sei?" "Io sono Shiva." "E cosa fai?" "Ogni cosa che Brahma crea e che Vishnu porta avanti per un certo periodo di anni, poi alla fine, quando arriva da me, io la conduco e tutto finisce da Shiva." Ah, diciamo, molto interessante. È andato da Brahma. In tasca tira fuori una piccola pagliuzza e la fa vedere a Brahma e dice: "Ma tu sei capace di fare una pagliuzza uguale a questa?" Che domanda, ho creato tutto. Allora si mette con la massima intensità Brahma, apre gli occhi, niente, la pagliuzza, non riesce a crearla. Poi va da Vishnu. Gli fa vedere la pagliuzza mentre si sta dissolvendo la pagliuzza. Fece, tu riesci a preservare questa pagliuzza? E Vishnu, con tutta la massima intensità, cerca di tenere, di far stare in su questa pagliuzza che si sta dissolvendo, ma non ci riesce. Va da Shiva, questo bambino riforma la pagliuzza, va da Shiva e dice, tu riesci a distruggerla? E Shiva prova con tutta la massima intensità, ma non riesce a distruggerla. A questo punto i tre si guardano, Shiva e Vishnu riguardano Brahma e gli dicono: "Ma sei stato tu che hai creato sto bambino?" E i tre cosa hanno fatto? Si sono messi a meditare e hanno capito che oltre tutto il loro potere, tutta la loro grandezza, tutta la loro luminosità, c'è un potere ancora più grande. E questo potere è talmente enorme che non si può definire con nessuna forma, con nessuna cosa riesce a tenerlo, e nemmeno Brahma, Vishnu, Shiva hanno capito questo. Però Dio ogni tanto ci manda degli esempi per capire qual è la vera essenza di tutta questa creazione. E questo è molto importante perché tutta la creazione contiene dei segreti. E questa è una storia vera di un architetto che lui, prima di mettersi a fare, ha studiato, si è laureato, e prima di mettersi a fare opere o disegni di architettura, voleva conoscere la natura, perché lui diceva: come fa un albero così grande che si può elevare fino a decine e decine di metri, essere così flessibile, essere così bello, essere così vigoroso? E lui ha iniziato a studiare tutte le proprietà della natura per moltissimi anni. Ha studiato tutte le cose che riusciva a vedere nel suo territorio, ovviamente, e ha capito che dietro
ogni cosa creata da Dio c'è una particolare struttura. E questa struttura si riferisce a delle esatte leggi matematiche. E lui ha visto, ad esempio, guardando la passiflora, ha visto che i vitici della passiflora, piano piano, sono delle cose semplicissime, molto leggere, molto elastiche, riescono a sostenere una grandissima pianta. Così, con questa cosa in mente, ha capito che se si vuole creare qualcosa in architettura, bisogna far riferimento a qualche cosa che esiste già, a quelle cose che Dio ha creato, perché in natura non c'è niente di più perfetto di quello che noi possiamo vedere con i nostri occhi, toccare e analizzare, anche se la maggior parte di queste cose sono ancora nascoste per la maggior parte dell'umanità. Questo architetto si chiama Antoni Gaudí. E lui, piano piano, con gli anni, con gli studi, è riuscito a creare un'armonia perfetta tra le leggi della natura e le sue costruzioni. Quando nel 1882 gli è stata affidata la Sagrada Famiglia di Barcellona, lui ha messo in pratica tutti questi studi che aveva fatto. E ha lasciato tutta una serie di disegni, tutta una serie di calcoli, però la maggior parte dei suoi disegni erano piante. Ha visto che se si vuol portare la luce all'interno di un tempio così grande, dedicato a Dio, dedicato a Gesù, bisognava seguire determinate leggi fisiche. Tutta la creazione si basa su un calcolo matematico chiamato sezione aurea. E lui ha visto che le piante avevano una forma elicoidale, perché così le foglie superiori non facevano buio quando c'era il sole e le foglie sotto. E lui piano piano, su tutte queste cose, ha analizzato i minerali, ha sezionato i minerali e ha visto che la componente, la struttura dei minerali è una cosa perfetta, nei minimi particolari. Dopo aver fatto tantissimi studi sulle piante, si è messo a disegnare. Ha disegnato il suo arco, che non è né quello romanico né quello gotico, ha disegnato l'arco Gaudí, basato su leggi di una pianta, della passiflora. È incredibile e a distanza di... Lui l'ha iniziata nel 1882. Dopo 128 anni, la Chiesa si è accorta che c'erano milioni di persone che andavano, ma non è ancora finita la chiesa, lui è morto, e a novembre l'ha consacrata, perché dice è un tempio così importante, così bello, finirà nel 2026, nel 2030 questa chiesa. Però lui ha scritto una cosa bellissima, ha detto, adesso ve lo voglio leggere, tutti gli scritti e tutte le informazioni che vi ho dato, per favore non copiatele. Le mie soluzioni sono perfette, ma soprattutto ispiratevi a Dio e alla sua natura e alla sua creazione, per il futuro non solo di questa cattedrale, ma di tutta l'architettura che verrà. Lui è stato uno dei primissimi che si sono accorti che tutto quello che ci serve per la nostra vita si trova già, esiste già, è già stato creato. Dobbiamo soltanto riprenderlo e riportarlo in uso nella nostra vita. C'era una famiglia americana che, benestante, il figlio ha deciso di voler servire l'America e si è arruolato ed è andato in guerra in Afghanistan. Durante la guerra, durante gli anni, che è rimasto lì un paio d'anni, alla fine, durante una missione, ha perso la vita. Durante un'imboscata è scoppiata una bomba, lui è morto. I suoi compagni, uno dei suoi compagni, aveva il dono
di fare dei disegni e ha fatto il viso di tanti amici, tra cui questo che è anche morto. È ritornato, quando è ritornato dall'Afghanistan, è andato a casa del padre di questo compagno morto, ha suonato, è entrato in casa e ha visto una casa piena di opere d'arte, tutte bellissime. C'erano Van Gogh, c'erano Rembrandt, c'erano Picasso, c'erano i grandi impressionisti da Renoir e avanti. E lui dice, io ho un regalo per te, però vedendo qui non so se ci sarà il posto per questo regalo. Ha aperto il pacchetto e c'era il viso di suo figlio. Ed era fatto così bene che aveva colto anche l'espressione degli occhi, della bocca. Proprio si vedeva la personalità del figlio. E il papà ovviamente si è messo a piangere e ha detto, no, lo terrò come il migliore dei quadri. E così è stato. Prima sono venute moltissime persone a visitare questa casa, però il primo quadro che faceva sempre vedere il padre era il quadro del figlio. E poi faceva vedere tutti gli altri. Qualche anno dopo il padre è passato, ha lasciato il corpo e ha voluto che i quadri venissero messi all'asta. Il battitore dell'asta ha seguito le volontà del testamento e il primo quadro che è andato all'asta era il quadro del figlio. E c'erano persone che sono venute da tutto il mondo per fare quest'asta. E il battitore ha fatto vedere il quadro del figlio e gli altri dicevano, noi non vogliamo quel quadro lì, noi vogliamo i Rembrandt, vogliamo vedere i Van Gogh, vogliamo gli altri, non... E lui dice, no, mi dispiace, devo seguire, dovete... Allora, chi offre 100 dollari, chi offre 200? Nessuno offriva niente. Finché alla fine del... dopo un po', il vecchio giardiniere della famiglia, che era andato lì per vedere cosa succedeva, dice, io posso offrire 20 dollari per quel quadro. E il battitore diceva, c'è qualcuno che vuole offrire di più? Nessuno ha offerto di più, ha battuto e ha consegnato il quadro. Poi ha posato il martello e mi dice, mi dispiace, l'asta è finita. Perché? Perché, dice, il proprietario, l'ex proprietario di tutte queste opere, aveva messo nel testamento questa cosa, clausola segreta. Chi compra il quadro di mio figlio riceverà tutto il resto. Allora il vecchio giardiniere, con un sorriso, e io ho capito che la morale di questa storia è come si legge nel Vangelo, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi verrà dato di conseguenza. In questo periodo è nato Gesù, è nato il figlio di Dio. E chi accetta quello, accetta anche tutto il resto. Ed è un atto di fede. Come quei battitori che sono come quelle persone che volevano comprare i grandi quadri, erano andati lì con le tasche piene di quadri e non hanno comprato niente. Tutti i soldi che hanno non servono a niente. Chi ha fiducia, chi ha questa fede che arriva da dentro. E non è facile avere la fede, però se si arriva piano piano ad avere quella fede e si accetta quello che ci viene dato, perché dietro questa creazione è sempre perfetta. E come nella storia di prima, noi siamo più legati uno con l'altro di quanto noi ce ne immaginiamo. E questa è la grandezza di questo piano perfetto che è l'universo. E questo piano è talmente perfetto che ogni cosa va sempre a posto. Molte volte non abbiamo il tempo di aspettare, vogliamo che vada a posto tutto subito. Perché? Perché vogliamo soffrire meno. Ed è giusto, è una cosa umana. Le cose vanno nel loro posto, al tempo debito. E la piccola sofferenza, dopo un po', quando passa, ce la dimentichiamo. Vi ricordate quando fa mal di denti? Se ce l'avevate un'ora fa il mal di denti, oggi non vi ricordate più di quanto intenso era quel male. Ma quando si è in mezzo fa malissimo. E tutto è perfetto.
Vi racconto una piccola storia che l'ho letta l'altro giorno nel giornale dell'Umbria. Dei bambini hanno trovato per strada un cane, un piccolo cane, che era un incrocio tra un meticcio e un altro cagnolino di piccola taglia, era piccolissimo. E questo cane è stato portato al canile di Ponte San Giovanni, paesino vicino a Perugia. E questo cane era molto attivo e ogni persona, sapete, ci sono tante persone che vanno, oltre che a dar da mangiare, anche a prendere dei cagnolini. E questo cane piccolino, come vedeva qualcuno che si avvicinava alla gabbietta, lo scodinzolava con la speranza che lo prendesse. Passato un giorno, passato un mese, passato un anno, sono passati 11 anni. Nessuno ha mai voluto quel piccolo cagnolino. E lui, dopo i primi anni, non si alzava neanche più a scodinzolare. Rimaneva lì nell'angolino, alzava la testa, guardava la persona che passava e sceglieva un altro cane. Era lui, il più vecchio cane di tutti i canili dell'Umbria, era questo piccolo qui. E un giorno è arrivata una signora, molto distinta, si è avvicinata e è andata diretta a quella gabbietta. Come il cane ha sentito arrivare la gabbietta, questa signora, si è alzata, ha cominciato ad abbaiare, a scodinzolare. Perché questa signora aveva dato il cuore al cane. Il cane aveva aperto immediatamente il cuore a questa qui. E dopo 11 anni, questo cagnolino è uscito felicemente a trovare la sua compagna del cuore. Non so se è stato il cane che ha scelto lei o lei che ha scelto il cane. Probabilmente si sono scelti tutti e due. E se un piccolo cane ci dà il suo cuore e aspetta per 11 anni che qualcun altro gli apra il cuore? Dio, quanto tempo aspetta per noi? Molto più di 11 anni. Molte volte aspetta vite, migliaia, milioni di vite. Però la cosa bella è che è sempre lì che ci aspetta. E sa con certezza che un giorno andremo da Lui. E questa è la cosa più bella che possiamo portare nella nostra vita, portare quest'anno. Proprio che Dio è lì che ci aspetta, con il cuore apertissimo. Aspetta solo che noi gli apriamo il cuore. Tutto il resto succede da solo. Madre Teresa di Calcutta, quando è tornata, ha vinto il premio Nobel, Nobel per la pace, e quando è tornata a Calcutta, ovviamente lei era molto famosa, molto conosciuta, ed è stato fatto un grandissimo corteo attorno a lei, e una cerimonia grande, molto bella, e la stavano portando ad un palco dove doveva dire qualcosa. Tra la folla, mentre lei camminava, tra la folla c'era un mendicante che urlava come un matto. Urlava, e voleva attirare l'attenzione di Madre Teresa. E Madre Teresa, quando l'ha visto, c'erano decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone, ma questo qui urlava che voleva proprio l'attenzione di Madre Teresa. Quando si è avvicinato a Madre Teresa, anzi, lei si è avvicinato a lui perché non lo facevano passare, lui l'ha guardata, dalla tasca ha tirato fuori una scatoletta, l'ha aperta e c'erano dentro poche rupie. E gliele ha offerte quel cuore. Dice, sono per te, per la tua missione, perché so che tu li userai bene, ha detto. Madre Teresa si è inginocchiata ai piedi, ed è un filmato, è una cosa vera, Madre Teresa si è inginocchiata ai piedi di questo mendicante e gli ha detto, ieri ho ritirato il premio Nobel, oggi ritiro queste poche rupie da te. Quello che tu mi dai è molto, molto più grande di valore del premio Nobel. E oggi tu, con questo gesto, hai alzato la carità in tutta l'umanità. E te ne sono grata. Poi è salita nel palco e guardando tutti
ha detto una cosa che me la sono scritta mentre guardavo la TV. Ha detto: non è facile capire quello che sto facendo, perché è una cosa che non si può scrivere, non si può dire. Quando le persone vengono da noi, ma spero che quando vengano anche da voi, chi viene se ne vada sentendosi meglio e più felice. Tutti devono vedere la bontà del vostro viso, nei vostri occhi, nel vostro sorriso. La gioia traspare dagli occhi, si manifesta quando parliamo e quando agiamo non può essere richiusa dentro di noi, trabocca e inonda tutto e tutti. Questa è la mia, questa dice Madre Teresa, è la mia preghiera che voi tutti possiate diventare così. E poi se n'è andata, non ha detto nient'altro. Quello che si vede è molto piccolo rispetto a quello che si percepisce. Se uno dovesse dire che cos'è Ananda, basterebbero poche parole, non poche, un po' di parole. Però la cosa più grande non si vede. Si percepisce, dopo pochi minuti che uno è qui, percepisce questa gioia. Ed è la stessa gioia che parlava Madre Teresa. Perché cosa succede? Ci spogliamo di tante autodefinizioni. Ci togliamo tanti muri che ci siamo costruiti. Ci togliamo tutto. E Dio è lì, pronto ad entrare. Lui aspetta solo che apriamo la porta. E quando le porte si aprono, si tolgono queste barriere, entriamo in un mondo magico, in un mondo speciale. Questo è il mondo che Dio ha creato, un mondo fatto assolutamente di perfezione. E dietro tutte queste cose che viviamo giorno dopo giorno, ci accorgiamo che c'è una perfezione molto più grande. E quando noi sogniamo di star male, quando ci svegliamo stiamo bene. E quando sogniamo di diventare ricchissimi, quando ci svegliamo ci accorgiamo che va bene così, non siamo così ricchi. La stessa cosa succede in questo mondo. Tutto il mondo che non si vede, non si tocca, ma si percepisce, ha una grande, grandissima importanza. E noi abbiamo un sistema nervoso fatto per assorbire queste cose sottili. E questa è la cosa più importante. Cosa succede se ci medesimiamo troppo nella parte della nostra vita? È una piccola barzelletta, ma molto interessante. Un idraulico ha fatto un lavoro da un avvocato e gli presenta la fattura. L'avvocato guarda la fattura e dice: mamma mia, 150 euro, hai lavorato meno di un'ora, non guadagno neanch'io così tanto. E l'idraulico gli risponde: neanch'io guadagnavo così tanto quando facevo l'avvocato. Questa è la vita, dobbiamo prenderla con un po' di allegria e non immedesimarci troppo nella parte, perché alla fine dobbiamo toglierci tutto. Questa è la bellezza, questa è la bellezza di questa creazione. Noi la prendiamo troppo sul serio. Bisogna fare un pochino come quell'avvocato, che non si deve prendere troppo sul serio. Vi voglio raccontare l'ultima storia di Jashoda, che è la madre adottiva di Krishna. E Jashoda era una grandissima cuoca, sapeva cucinare dei cibi deliziosi. Però purtroppo Krishna, che era un bambino molto goloso e molto vivace, non la lasciava cucinare tranquilla. Era sempre lì che gli prendeva qualcosa, gli toccava, gli spostava i piatti. A un certo punto dice: io di questo non ce la faccio più, adesso prendo una corda e lo lego a un mobile. E così ha fatto, ha preso una corda dal cassetto, ha cominciato a legarlo nel mobile
E mancava un pezzettino così di corda. Dice, adesso riapre un cassetto, riprende un altro pezzo di corda, la lega per fare, riprova un altro pezzo così di corda. E così avanti, 2 o 3 volte. E Krishna la guarda e lui e lei capisce che ogni cosa che facciamo, se non includiamo Dio e non lasciamo che Lui agisca, che si diverta, come faceva Krishna con la mamma, mancherà sempre tanto così per completare il cerchio. E quando noi facciamo la nostra parte della vita, che siamo commercianti, che siamo avvocati, che siamo imprenditori o che siamo casalinghi o casalinghe, non ha importanza. L'importante è che ogni cosa che facciamo sia fatta bene, perché alla fine Dio non guarda quello che facciamo, ma guarda l'amore che mettiamo in ogni cosa che facciamo. E se includiamo Dio in quello che facciamo, quel piccolo pezzettino di corda c'è e si chiude un ciclo ed è perfetto. Se lo facciamo senza Dio, mancherà sempre qualche cosa per essere perfetta. Per cui l'augurio che vi voglio fare in questo 2011 è quello di mettete Dio, mettiamo Dio in ogni cosa che facciamo. Lasciamo che Lui agisca, lasciamo che Lui si diverta anche un po' con noi, anche se ci causa qualche piccolo problema, importante che ci sia. E questo è l'augurio, accettate quello che arriva, perché c'è la sua benedizione. Vi auguro un meraviglioso 2011.